Chiedo a Senaldi, il concetto di unità nazionale cosa significa a suo giudizio? Parlo di quell'unità nazionale invocata da Mattarella. Ma allora, il concetto di unità nazionale sarebbe che tutti devono remare nella stessa direzione dietro un leader. Normalmente questo leader è eletto dal popolo o, diciamo così, ha un mandato parlamentare, come per esempio è successo in Inghilterra, dove il Parlamento ha votato il lockdown che sta per entrare in vigore, non l'ha deciso, diciamo così, Johnson di suo. Comunque, a prescindere da questo, noi accettiamo tutto, però l'unità nazionale significa che allora lui vuole l'appoggio dell'opposizione, che mi sembra che gliel'abbia anche dato come disponibilità, però a una condizione, ovvero sia è un appoggio limitato nel tempo. Noi ti diamo una mano e se ti diamo una mano diventa, diciamo così, non un governo di larga intesa, ma un governo sostenuto dall'opposizione. Il patto è quando finisce la pandemia ci si va a votare, no? Cosa che mi sembra apriti cielo, Conte non prende neanche in considerazione. E di conseguenza non ti diamo più una mano? No, di conseguenza, cosa ti serviamo? Per che cosa ti serviamo? Cosa vuoi? Quando uno chiede dammi una mano, è come quando uno chiama l'idraulico, vieni e riparami il lavandino. Non è che uno lo chiama per parlare con l'idraulico. Cosa vuole dal centrodestra Conte? Che stiano lì come delle belle statuine ad applaudire a ogni conferenza stampa? Beh, questo non è dare una mano, questo è semplicemente fare da spettatori al one man show.